siamo tutti quanti. Ciao Fabrizio, bentornato. Ovviamente. Insomma, sono passati parecchi anni, ti chiedo chiaramente le tue emozioni, cosa significa per te tornare a Brescia e soprattutto se ci racconti quanto è cambiato il Fabrizio uomo e il Fabrizio calciatore rispetto a quello che muoveva i suoi primi passi nel calcio professionistico più di 10 anni fa. Ma è un'emozione grande, lo dicevo prima, quando sono andato via ero più piccolo, poi quando ho letto che erano passati 12 anni pensavo si fossero sbagliati e invece è vero, adesso non sono più piccolo, anzi, sono uno dei più grandi ed è un'emozione particolare, sono cambiato perché sicuramente in questi anni ho acquisito esperienza anche a livello di vita, adesso ho 2 figli, quindi è un'altra prospettiva di vita per me, però ecco, la passione è sempre quella e il mio modo di essere non penso sia cambiato. Hai perso un po' l'accento. Ce l'ho un po' inquinato perché tra Avellino, Terni, Lanciano è un po' sì. Infatti anche i miei figli, la mia bimba parlavate un po' ternano, allora adesso vediamo di fargli riprendere le abitudini giuste. Però con Cistana, Mangraviti così, qualche parola fogliata, qualche parola in dialetto, ci scatteranno. Sì, quello non lo ricordo ancora, quello non lo ricordo. Chiedo Fabrizio se pensavi, mai pensato che un giorno saresti tornato, se era un pensiero che avevi di fondo e se la consideri un po' una specie di chiusura del cerchio. No, non l'avevo mai pensato di tornare perché mi sembrava una cosa un po'... sia un sogno anche troppo grande, no? E si dovevano incastrare tante cose. Poi quando quest'anno è successo che c'è stata questa opportunità di mercato e... diciamo in questo scambio il Brescia ha indicato me come magari calciatore che gli potrebbe interessare della Ternana e lui ha iniziato un po' a crederci, però non era per me un obiettivo, diciamo un obiettivo era un qualcosa che sarebbe stato bello, però non ci ho mai messo il pensiero e dopo penso che nella vita ci sia destino e si sono incastrate tante cose, no? per cui potessi tornare e quindi era una sfida che dovevo prendere al di là di come andava, non potevo non raccogliere. Sei tornato da pochi giorni, volevo chiederti che ambiente hai ritrovato, che Brescia ritrovi. Adesso sono appena arrivato, quindi è presto, no? per fare paragoni. Sicuramente la prima cosa che salta all'occhio è la possibilità di allenarsi in un centro così, perché magari perché qua da un po' di tempo e dopo un po' diventerà un'abitudine, però vi assicuro che non lo è, perché io 10 anni che sto magari in Serie B e non ho mai avuto questa opportunità e per uno che interpreta la professione come me, cioè totalmente, è un privilegio sicuramente, quindi quello è la prima cosa che mi è balzata all'occhio, poi come ambiente sono appena arrivato e ci sarà tempo per avere le prime impressioni. Ciao, bentornato. Grazie. Tornando alla trattativa, è stato un po' particolare perché praticamente è arrivata a mercato chiuso. C'erano stati già dei contatti prima oppure eri già in procinto di iniziare con la Ternana che hai iniziato? No, io ho giocato anche la prima partita e sapevo che io avessi avuto contratto a Terni, avevo un ultimo anno, quindi se ci fosse stata un'opportunità a Terni era finito un ciclo, quindi era... mi sarei potuto muovere, diciamo, però con il Brescia è nata proprio gli ultimi giorni del mercato, diciamo, regolare, poi si è un po' protratta perché quando ci sono di mezzo comunque più interesse di più persone è normale, no? Sono queste cose normali e poi si è incastrata alla fine, sono dimagrito un posto a settimana e basta, e allora ho fatto la macchina e sono partito. Hai già ricordato tu che eri un bambino, no? Un altro Paghera forse, quando sei andato via e all'epoca eri la sorpresa, il ragazzino che veniva fuori dal vivaio, poi andasti via anche un po', così non andarono benissimo le cose quando andasti via, adesso torni, hai 31 anni, dicevamo prima, sei il vice vecchio di squadra dopo Bjarnason, quindi torni anche comunque con altre responsabilità e c'è anche una ripartenza da disegnare dopo una stagione che è stata, come ben sai, sportivamente tragica. Sì, certo, cambiano proprio le dinamiche, no? Anche personalmente.
il mio obiettivo è quello di mettermi a disposizione totalmente, in campo e fuori di questi ragazzi e dello staff. L'ho sempre fatto così, no? Ma non perché sono Brescia, l'ho sempre fatto così nella mia carriera, al di là di quelli che poi sono gli obiettivi personali, però ho un'età in cui per me non fa differenza, diciamo, non fanno differenza gli obiettivi personali, la differenza la fa che la squadra riesca a centrare una stagione positiva perché ce n'è bisogno e abbiamo sofferto tutti, no, l'anno scorso, io l'ho sempre detto, sono e rimango tifoso del Brescia al di là di come andrà la mia esperienza qui e quello è una delle poche cose certe che so. E quindi c'è ben entusiasmo per riuscire a ripartire perché ce n'è bisogno. Ecco, se voglia di riscatto per chi era in campo e del retrocesso sul campo, tu ci hanno detto che comunque eri su Bisparti, ti hanno visto Brescia Cosenza, ti hanno visto che lì a tifare, quindi tu da tifoso, loro in campo, penso i Bisoli, penso i Cistani, c'è dentro questa voglia di riscatto, no? Beh, penso che ci debba essere perché comunque quando si vede una stagione negativa i problemi possono essere tanti, però se nella vita si ha la fortuna di avere una seconda occasione, penso che vada sfruttata ma si deve sfruttare con i fatti, non con le chiacchiere, con le parole, bisogna sfruttarla in campo e riuscire a creare quell'unione che poi penso che in questa categoria faccia la differenza a prescindere dai valori tecnici. Ci saranno momenti difficili anche quest'anno perché non è che tutti i problemi penso siano risolti, però io ho visto la partita magari con Cosenza e quella di quest'anno e ho visto una squadra che ha giocato insieme, che si è aiutata e penso che quella sia la base per riuscire a fare una stagione in cui si possa soffrire meno. Paghera più playmaker, Paghera più mezzala? Ma sinceramente non mi interessa, nel senso ho già parlato col mister, io mi metto a disposizione e poi... Questi anni hai giocato più play? Più mezzala? Ma gli ultimi anni ho giocato più mezzala, però nasco play, quindi per me quello non fa differenza, io mi metto a disposizione e poi sarà il mister a scegliere dove posso essere utile. Sicuramente una bella concorrenza. Per reparto bello folto, bello intenso. Sì. No, beh, la squadra. Con il tuo reparto. Sì, no, in certo campo siamo forti, ma se si vogliono fare stagioni competitive è normale, penso che sia la base del calcio. E se non c'è competizione non può esserci non si può mai alzare l'asticella, quindi ben venga e come ho detto, io sono a disposizione totalmente delle mie compagne e dell'allenatore poi. L'importante è che Brescia faccia il punto. Con il tuo arrivo peraltro si rafforza la componente bresciana del gruppo, siete in parecchi tra primavera, promossi e insomma giocatori che erano già presenti a rosa. Ti chiedo se anche questo credi possa essere un elemento decisivo magari nei momenti più difficili della stagione. Domanda che allego, chiaro è che pensare più in là di questa stagione diventa anche quasi controproducente, però nel cassetto dei sogni possiamo mettere anche magari quello di provare a chiudere la carriera per Brescia, c'è qualcosa a cui hai pensato quando si è presentata? No, questo non... no, perché il calcio mi ha insegnato a non guardare troppo in là. Io ho pensato che domenica sabato andiamo a giocare all'Lecco e sarà tosta, perché comunque è una squadra che ha perso la prima, che magari giocherà la prima in casa e non sarà una partita facile. Per il resto la brescianità certo potrà essere un qualcosa in più, però poi penso che conti il campo, perché anche chi non è bresciano magari ha più attaccamento di altri. Non, questa cosa è importante, ma è importante se poi si fanno i fatti, perché sennò rimangono solo parole. Volevo chiederti sul numero di maglia, abbiamo visto che hai 4, volevo chiedere se l'avevi scelto oppure ti è stato dato, anche perché comunque i numeri sono di ogni tipo, però 4 numeri. I numeri erano pieni e poi il numero del pirata, allora... Da ragazzino mi ricordo il pirata, ho detto metto 4, spero sia di buon auspicio. Casa cosa hanno detto? Dire tuo fratello che ha deciso di smettere proprio quando torni tu. A casa sono contenti che almeno possono vedermi di più. E sono felice, dai, c'è emozione per noi e anche un po' di elettricità. Ecco. Aspettavi che tuo fratello smettesse? Sì, mio fratello adesso anche lui è, i bimbi crescono, altre priorità, ha fatto tanti sacrifici col lavoro, quindi ha smesso sereno. Era a vederti. Eh? Era a vederti. Speriamo.
come si tengono a bada però le emozioni e l'emotività, cioè sicuramente anche questi oltre 10 anni fuori Brescia ti hanno dato qualcosa, hanno insegnato l'esperienza e quant'altro, però tu sei comunque sempre stato anche un grande tifoso e sei rimasto tale. Si riesce comunque a gestire questo aspetto o lo scoprirai adesso che sei tornato, se un po' sei tra virgolette guarito? Non lo so, non sarà facile, l'esperienza può aiutare, poi mi ricordo di Roby De Zerbi che lui l'ha sempre detto che faceva un po' fatica, no? Che lui la viveva ancora con più enfasi e come ho detto, questa è una sfida che dovevo raccogliere e poi dovrò essere bravo a riuscire a scindere poi il professionista da quello che è il tifoso, perché io comunque ho accettato il Brescia non ragionando da tifoso, ho accettato il Brescia perché ragionando da professionista era una bella occasione che una società così avesse pensato a me, quindi non ho ragionato da tifoso, poi mettendoci anche la parte emotiva è sicuramente una cosa ancora più bella, però avrei accettato anche se fossi nato a Napoli o a Torino. Posto?